Donare un ecografo altamente performante all'ospedale di Arezzo, così Mirella Rossi, dirigente delle professioni infermieristiche e ostetriche della provincia aretina, ha voluto concludere la sua carriera lavorativa. Una vita lavorativa spesa tanti anni, quindi dentro la struttura pubblica, facendo l'infermiera e poi declinando un po' tutto quelli che sono i passaggi da infermiera di reparto a coordinatrice, a direttore di unità operativa, quindi una carriera veramente importante, e quindi mi faceva piacere lasciare questo ruolo con un grazie a quello che è stata l'azienda che mi ha sempre accolto, le aziende che mi hanno accolto e la professione infermieristica, che per me è stata sia dal punto di vista professionale che personale fondamentale nella mia vita, mi ha dato tantissime soddisfazioni e quindi era un modo un po' per ringraziare gli utenti che ho incontrato, i colleghi che ho incontrato in questi anni, cercando di dare anche un messaggio di continuità e anche di sviluppo ulteriore di quelle che sono le competenze infermieristiche, di quella che è la nostra formazione e di quella che è la nostra responsabilità. L'ecografo verrà utilizzato principalmente dagli infermieri con formazione e addestramento per il posizionamento eco-guidato di cateteri venosi centrali per via periferica. Sono più di 800 i pazienti aretini che ogni anno hanno bisogno di questo tipo di prestazione. Lo strumento, costato 14.500 euro e donato all'azienda tramite il Calcit, è dotato di più sonde per indagare e potrà essere utilizzato sia in ospedale che a letto del paziente e anche a domicilio. Inoltre, disponendo della possibilità di elaborare i dati, sarà utile per la didattica e la ricerca. Questo accende ancora di più i riflettori su un tema molto importante, quello delle competenze avanzate dell'infermiere, dove anche un ecografo è uno strumento che viene utilizzato dagli stessi. Ringrazio Mirella Rossi perché è un'infermiera che dona alla cittadinanza in primis e agli infermieri uno sviluppo soprattutto sulle competenze sul piano clinico.